La storia dell'attentatore, un tunisino di 45 anni, ucciso il giorno dopo dell'attentato dalla polizia belga, ha fatto ancora una volta parlare di una questione eterna in Europa, in Italia, a Bruxelles, ovunque, la questione immigrazione. Nel 2011 Abdesalem Lassoued arriva in Italia a Lampedusa e proprio in Italia, sempre nel 2011, presenta una domanda di asilo. Senza aspettare l'esito di questa domanda, parte subito per la Svezia, dove nel settembre 2012 è arrestato a Malmo per traffico di droga. Scontata la pena, torna in Italia come prevede il regolamento di Dublino ed è proprio in Italia che comincia sui social media a esprimere le proprie posizioni estremiste dal punto di vista religioso. Ma ecco che nel novembre 2019 arriva in Belgio, dove presenta una nuova richiesta di asilo. Nell'ottobre 2020 questa richiesta è rifiutata dalle autorità belghe, però l'uomo non abbandona mai il paese. Nel frattempo l'uomo si radicalizza sempre di più, tant'è che sulla propria pagina Facebook nel corso del 2023 sono diverse le invettive, soprattutto nei confronti della Svezia, paese che lo ha incarcerato e paese da lui duramente accusato appunto per le profanazioni al Corano. Ed arriviamo appunto al 16 ottobre 2023, serata nella quale il terrorista uccide due tifosi svedesi arrivati a Bruxelles per guardare la partita Belgio-Svezia. Vedete, questa vicenda è abbastanza chiara di come la gestione dell'immigrazione in Europa ad oggi, così com'è, non vada proprio e per tutta una serie di motivi. Prima di tutto l'accoglienza che, stando al regolamento europeo di Dublino, l'ho citato prima, spetta unicamente al paese di primo arrivo, paese dove, prevede questo regolamento, il richiedente asilo deve presentare la propria domanda, anche se poi vuole andare in Francia, in Germania o in Svezia, ad esempio. È una misura che, come potete immaginare, non è facile da attuare per i paesi di primo arrivo, come appunto l'Italia o la Grecia, per chi invece che attraversare il Mediterraneo vuole percorrere la cosiddetta rotta balcanica, ovvero dalla Turchia entrare in Europa attraverso la Grecia e poi risalire verso il nord Europa. Perché, ricordiamolo ancora una volta, guardando i flussi migratori dal Nord Africa o dal Medio Oriente, la maggior parte dei migranti è vero che entra in Europa attraverso l'Italia o la Grecia, ma poi tende ad andare verso il nord, dove ci sono grosse comunità arabe, nordafricane, e dove è anche più facile trovare lavoro, se vogliamo. Quindi non sono interessati a rimanere nel paese d'ingresso, ma preferirebbero, come ha fatto tra l'altro questo terrorista, presentare la propria domanda d'asilo in un altro paese. Ebbene, oggi, in base al regolamento di Dublino tuttora in vigore, questo non è possibile. E questa è la prima cosa che andrebbe cambiata in Europa se volessimo veramente cambiare l'attuale sistema di immigrazione e di gestione dell'asilo. Questa situazione poi crea un altro problema, che è quello di gestione delle frontiere interne. È ovvio che i paesi di arrivo in Europa hanno, fra virgolette, tutto l'interesse a lasciar passare i migranti dalle loro frontiere interne, pensiamo ad esempio a quella fra Italia e Francia, per lasciarli raggiungere il loro paese di destinazione, ma questo crea un problema spesso anche politico fra questi due paesi. Quanti casi abbiamo visto a Ventimiglia, anche al limite del rispetto delle condizioni, insomma, umane più basiche, di centinaia di migranti bloccati sugli scogli fra Italia e Francia. Infine, la questione della gestione dei migranti che hanno depositato la propria richiesta di asilo e che se la sono vista negare. Ecco, la gestione di queste persone ad oggi, con le regole che ci sono, non è facile, in quanto dovrebbero essere teoricamente espulsi, ma prima di tutto non si sa come rintracciarli, soprattutto se non hanno una fissa dimora, e poi dove dovrebbero essere inviate queste persone, se molto spesso non è chiaro neanche il paese di provenienza, o se il paese di provenienza è un paese a rischio per la loro incolumità per motivi politici o quant'altro. Ad oggi l'Unione Europea ha cercato di stringere dei rapporti bilaterali con qualche paese chiave, come può essere la Turchia o più recentemente la Tunisia, ma si è trattato di accordi costosi, prima di tutto, perché sostanzialmente non si è fatto altro che dare qualche milione di euro a questi paesi affinché gestiscano questi flussi, bloccandoli o rallentandoli all'inizio, ma
non si è parlato poi del cosa fare con delle persone che dovrebbero essere espulse, anche perché molto spesso queste persone, se venissero espulse in questi paesi di transito, che non sono neanche il loro paese di origine, rischierebbero grosso. Ricordiamoci gli scandali delle prigioni libiche. Insomma, una situazione di caos generale che in questi mesi si sta cercando di risolvere, come mi ha spiegato recentemente il presidente della commissione al Parlamento europeo che si occupa di immigrazione e asilo, con una serie di nuovi regolamenti europei, in tutto 5, e che prevedono, fra le varie cose, una modalità unica di presentazione di domanda di asilo europeo, a prescindere da quale paese gestisca questa pratica. Si tratterebbe di una procedura unica che darebbe chiarezza, certezza sia a chi deve presentare questa domanda, ma anche al paese che deve trattarla. E poi un sistema unico, centralizzato o perlomeno coordinato di gestione delle domande che vengono rifiutate, con una metodologia di espulsione umana, diciamo, cosa che ad oggi non esiste. Sa giuridica, regole vincolanti per gli stati membri, ovvero una procedura comune, una procedura comune di gestione delle domande di asilo, una procedura comune di controllo estero, questo è un secondo regolamento, una procedura comune si chiama screening di controllo delle frontiere estere del Parlamento europeo. Terzo, e chi la fa, chi terzo, deve fare, terzo, lo stato terzo membro. Un controllo biometrico di ciascuno e ciascuna che entra attraverso le frontiere estere dell'Unione europea, si chiama Eurodac, con una base di dati unificata e un trasferimento automatico di dati in tutti gli stati membri. Terzo regolamento. Quarto regolamento, un regolamento comune di immigrazione e asilo che sostituisce il cosiddetto regolamento di Dublino, che è quello che assegna la responsabilità delle domande di asilo al paese di prima entrata. E quinto, un regolamento di solidarietà, che è quello che si chiama di crisi, un regolamento che contempla anche le quote, ricollocamenti obbligatori. Ecco, trovare un accordo nei prossimi 4-5 mesi, come spera López Aguilar, mi sembra piuttosto utopico, anche perché le differenze fra paesi, governi nazionali, paesi sovrani, si dice oggi, è molto grande. Pensiamo ai paesi dell'est che sono storicamente contrari a modificare il trattato di Dublino, perché loro non sono toccati dai migranti del Nord Africa e quindi non vogliono cambiare la situazione. Però attenzione, le recenti elezioni politiche in Polonia hanno visto la sconfitta del partito PiS, ovvero del partito sovranista, del partito molto conservatore che negli ultimi anni ha lottato con Bruxelles per diversi motivi. Attenzione che la vittoria della coalizione di centro-centrosinistra europeista potrebbe cambiare le regole del gioco, perché la Polonia è uno dei paesi capofila ad oggi del blocco contro questa riforma delle regole che regolano appunto la gestione dell'immigrazione in Europa. E poi ci sono le elezioni europee nel prossimo giugno, dove verrà eletto un nuovo Parlamento europeo e si formerà successivamente una nuova Commissione europea, quindi bisognerà aspettare questi due, a mio avviso, momenti politici per vedere se si potrà veramente arrivare a una nuova gestione legale dell'immigrazione in Europa ed evitare, o perlomeno cercare di limitare al massimo, fenomeni terroristici come quello che ha colpito il Belgio in questi giorni.